quella partita dove cosa si è fatto? Beh, non è stato sicuramente facile dal punto di vista professionale, ma il ricordo e l'angoscia, ancora posso definirla così, che porto dentro di me non è legata tanto alla difficoltà professionale quanto alla ferita proprio di carattere umano. Nella mia coscienza di uomo è sempre stato qualcosa di inaccettabile che in una partita di pallone ci fossero tutti quei morti, tutti quei lutti. Ed è un qualcosa che in vano cerco di decantare, di dimenticare, anche perché invece è giusto ricordarlo, soprattutto per cercare di evitare che succedano ancora cose del genere. Grazie mille. Grazie. Dall'Eisel una speranza, dalla memoria un impegno per i valori dello sport. Si è tenuto ad Arezzo il convegno organizzato dal Panatron con l'Associazione Familiari Vittime dell'Eisel a 30 anni dai tragici fatti che portarono alla morte in uno stadio più di 39 persone, tra cui due aretini. Tanti gli ospiti presenti all'auditorium di Arezzo Fiere e congressi, tra cui Bruno Pizzul, che come avete sentito porta con sé un ricordo profondo ed indelebile di quella serata. Grazie del vostro invito. Secondo lei è stato fatto tutto in questi anni per poter ricordare le vittime? Qualcosa di più si sarebbe potuto fare. Qua mi pare ad Arezzo in modo particolare ci sia stata sempre una particolare attenzione, anche perché anche Arezzo ha pagato il suo tributo di vite umane in quella notte terribile. Ma qui in Italia ancora. Quello che mi ha lasciato molto perplesso è stato l'atteggiamento delle autorità belghe, che hanno cercato in tutti i modi di decantare, di cancellare quella serata, anche perché loro avevano avuto delle responsabilità organizzative notevoli, però il momento luttuoso è stato così grande e così doloroso che avrebbe dovuto essere comunque ricordato adeguatamente anche al di fuori della parte. Grazie mille. Per l'occasione ad Arezzo anche il presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò, che oltre a parlare del convegno sull'Eisel si è soffermato anche sull'attualità che riguarda Roma Capitale, la sua possibile candidatura a sindaco e le conseguenze sulle Olimpiadi del 2024 a Roma dopo le dimissioni di Ignazio Marino. Infatti si raffigura come un argomento che non vede proprio. E in stanze di 30 anni se ne deve parlare, se ne dovrà parlare dopo 10, 20, se ne dovrà parlare a 40, 50, 100, sono quelle cose che non bisogna dimenticare. La mia è una presenza doverosa, un fatto diciamo, di impegno civile oltre che sportivo, e quindi ho accettato questo invito, mi sembra un'iniziativa che veramente merita molta attenzione e sensibilità anche da parte del vostro mondo. Ciò che riguarda il CONI è tante cose, però onestamente in questo caso è più una figura, se lei vuole, morale, che non diciamo che ha un interessamento diretto. Qui c'è un discorso che riguarda le due società, c'è un discorso che riguarda ovviamente la Federcalcio e riguarda l'UEFA, insomma, che era la responsabile della, diciamo, dell'individuazione dell'impianto. Non mi va di prendermi ruoli e responsabilità che onestamente non è giusto avere. Senta, per le Olimpiadi di Roma cambia qualcosa alla luce delle dimissioni del sindaco? No, guarda, lo dico con molta franchezza. Una candidatura fortissimamente di chiave sportiva, con eccellenti interlocuzioni nel nostro mondo, con il mondo del Comitato Olimpico. Conto ovviamente la fiducia e il rapporto con il governo, che è molto forte, la stessa Presidenza della Repubblica. È chiaro che insomma da qui a 2 anni ci deve essere un governo cittadino forte e stabile, questo è un altro discorso, quindi per certi versi percezione anche tutto quello che sono stati nei mesi precedenti di chiacchiere, di polemiche, insomma se ci doveva essere diciamo problema è meglio riuscire adesso, siamo a 2 anni della votazione, credo che onestamente, pensando che è sempre meglio evitare tutto questo, questo è innegabile, insomma, non è una cosa che può minimamente creare problemi alla candidatura. Senta, ma qualcuno se pensasse a Malagò candidato al sindaco? Ma guardi, io adesso stavo in macchina, mi sono trattenuto proprio per fare un comunicato proprio per evitare di rispondere a lei e a tutti i colleghi che mi chiedono questo, ho letto
Io ho un impegno molto preciso nei confronti del mio mondo e penso che le persone serie quando prendono un impegno devono mantenere. Un'iniziativa come questa che valore ha soprattutto nella prospettiva di combattere questa violenza che però è un male endemico di questa società? L'iniziativa è bellissima e io venendo ho dovuto dimostrare appunto quanto sia importante e questa storia delle violenze. Stavo proprio stamattina vedendo un po' di dati, molto migliorati negli ultimi 10 anni, con una recrudescenza nel 2013-2014, stagione sportiva, però non va bene lo stesso, non ci siamo, perché basta un singolo caso che onestamente crea dei problemi a tutto il sistema. Per cui le cose devono non migliorare, ma devono proprio definitivamente risolversi.